Per la verità non so niente di più di quello che sapevo già, nel senso che sono venuto per due ragioni: affetto e gentilezza nei confronti di Terni, nessuna considerazione dal punto di vista, diciamo, umano dello scopritore di questo disegno, che peraltro ha fatto una scoperta che va condivisa, ma nel corso del tempo ha fatto un tale casino fra Terni e Amelia, che la volta scorsa non sapevamo bene come avevamo fatto due cose. Una, superato questo, l'archivio di Stato è un luogo, diciamo, ufficiale, dove una cosa come questa viene ulteriormente consolidata. E la seconda ragione, che non riguarda appunto lo scopritore Luca Tomio, è la situazione di grave difficoltà dell'Umbria e delle Marche per un terremoto che è certamente più grave di quanto non si fosse pensato, anche con un'estensione che è sempre la medesima, ma senza una fine certa, che pare che sia ancora in questi giorni, che quindi ha distolto turismo dalle parti di Umbria e Marche che non sono state colpite dal terremoto. Cioè quell'area urbino, che è la più lontana possibile, ha un grado di presenze turistiche molto inferiore, e così vale per Gubbio, per Assisi. Quindi per questa ragione, essenzialmente, per ribadire quello che ho fatto in uno spot faticosamente elaborato, che non c'è buona ragione di disertare Terni, Perugia, varie iniziative. Questa certamente, legata in questo periodo soprattutto alle cascate, è importante perché sono sicuramente luoghi frequentati e sarebbe opportuno che non venissero disertati. La seconda, con una mostra che si apre a Perugia, mi pare l'11 aprile, di grandi capolavori delle fondazioni bancarie di tutta Italia, che fa diventare Perugia un luogo importante d'Italia, per tutta Italia, non solo per l'Italia, per vedere un patrimonio artistico generalmente poco visibile, cioè quello appunto delle collezioni e fondazioni. Anche quello servirà perché a Perugia il terremoto non arriva e non può arrivare, ma anche Perugia, come Urbino, ha avuto una decrescita Quindi queste sono le ragioni essenziali. La prima, di consolidare un'ipotesi che non è mia, su cui quindi non ho niente da aggiungere, niente, io non sono lo scopritore, non lo voglio essere. Ho sottolineato che dell'ipotesi che fosse un sito toscano, un sito umbro, io sono convinto che la proposta di Tobio sia giusta. Fine. E quindi non, se voi salite sopra, forse qualcuno.